Durante le attività svolte all'interno del progetto RICO, dedicato all'inclusione socio-lavorativa, finalizzato all'autonomia abitativa dei titolari di protezione internazionale, è sorta l'esigenza di rafforzare l'affiancamento all'autonomia abitativa dedicando un'operatrice, nella, ricerca di un alloggio. La casa, un elemento indispensabile per conferire, dignità, integrazione, autonomia e indipendenza a qualsiasi essere umano, è per i rifugiati, spesso un traguardo difficile da raggiungere. Affiancare i destinatari in questo percorso ha significato trasferire conoscenze e strumenti in grado di renderli, più coscienti e autonomi. L'attività di accompagnamento è stata dunque strutturata per accompagnare i destinatari in tutte le fasi, nella lettura e nella selezione di annunci immobiliari, nella visione degli appartamenti, nella mediazione con i locatori, fino alla lettura e alla sottoscrizione di un contratto di locazione regolare. Si è pensato poi anche di strutturare dei veri e propri percorsi di formazione in aula. Attraverso dei workshop si è tentato di trasferire e di sintetizzare delle informazioni utili e importanti nei percorsi di autonomia abitativa. Per completare questo interessante percorso si è poi pensato di racchiudere tutte le esperienze, le idee e le conoscenze acquisite all'interno di una guida dal titolo Le chiavi di casa, utile per l'orientamento di utenti e di operatori. A decretare la riuscita di questo progetto sono storie come quelle di Usman e di Avais. Dopo aver frequentato i corsi di formazione, grazie al supporto e all'affiancamento di una tutor, sono riusciti a raggiungere la piena autonomia abitativa. Sono Aves, ho ben 25 anni, vengo dal Pakistan. Lui è mio fratello. Ho 30 anni e anche vengo dal Pakistan e ho abitato in Calabria prima e adesso fare tirocinio a Trepizzino. Sto facendo un lavoro in HP come informatica, ingegnere di informatica. Quasi circa un anno che sono qui in HP per fare questo lavoro. Quando sono venuto a Roma, che non ho avuto a casa qui a Roma perché prima siamo abitati in Calabria. Certo, quando sono arrivato a Roma che non ho avuto casa, io ho chiesto aiutarmi a Caritas che loro hanno aiutato a me con Progetto Rico, mi ha dato una stanza per abitare lì. Pure lui è venuto dopo 3 mesi, hanno aiutato pure a lui per restare a casa per un posto. Dopo circa 3-4 mesi perché mia mamma è sola lì in Calabria, ho cercato casa con Progetto Rico, che pure dopo loro hanno aiutato a me per documenti e anche altre cose. Secondo me questa cosa è grande per me, ci cioè vale più perché prima siamo che una persona abita qui a Roma, altro mia mamma abitava in Reggio Calabria, adesso sto trovando meglio perché siamo insieme come una famiglia. Sono Osman, vengo dal Gambia, ho 26 anni, sono qua in Italia da 3 anni e mezzo. Ho conosciuto Caritas tramite assistente sociale, prima abitavo nello Spral, poi mi hanno trasferito Caritas Semiautonomia, Via del Mandrione, mi hanno invitato io operatore a fare conoscere un progetto, poi ho partecipato di un progetto per un mese, abbiamo fatto la formazione, dopodiché mi hanno mandato a Zara, Porta di Roma, per fare la prova come stagista. Prima che finisse i 2 mesi in cui stato, poi i responsabili mi hanno detto che sono stato bravissimo, c'ho sempre sorridente, poi sono una persona molto in gamba. Poi mi hanno assunto alla fine con contratto a tempo indeterminato, da 15 giugno fino ad oggi sto lì, sto lavorando e le cose si migliora sempre, sono contentissimo di tutto ciò che mi hanno fatto, il Caritas, soprattutto gli operatori e quelli che lavorano lì. Poi, quando riguarda per la casa, da solo non sono riuscito a trovare un appartamento perché è stato un periodo molto difficile, non ho la conoscenza delle persone, pure l'ambiente quando riguarda Roma è una città più grande. Poi tramite gli operatori mi hanno aiutato pure quello.
per trovare un appartamento. Poi alla fine siamo riusciti. Io di solito cercavo sul giornale, Porta Portese, qualche volta trovo i numeri, poi li chiamo, mi dicono no, questo qua. Poi ogni volta gli passo pure i numeri agli operatori, quelli che lavorano nella Caritas, quelli pure chiamano i proprietari per parlarci come la situazione. Poi alla fine sono riuscito e tutto è andato bene. Ora sto qua vivendo una vita ottimista.